Avvocato Ravia, lei allora è di questi minuti una sua dichiarazione a una radio, ovviamente, in cui lei cerca, ovviamente, ammorbidisce un po' i toni, si è confrontato un po' telefonicamente col deputato Borrelli. Che cosa è successo, la sua posizione? Sì, io sono un pacifico, c'è volontà ovviamente comune di distendere i toni in quella che è stata una tragedia per la famiglia. Cosa è accaduto? Quei toni che sono sembrati effettivamente accesi era perché io, quando sono uscito dal tribunale per i minorenni, dopo l'udienza di convalida, accerchiato da 20 giornalisti, la strada era molto rumorosa, quindi ho usato un tono di voce alta perché non riuscivo a sentire la mia voce. Subito dopo però mi sono rivisto in video nella puntata registrata, quella che è andata in onda il pomeriggio con Mirta Merlino, e mi sono reso conto di aver avuto dei toni sicuramente inappropriati, perché le interviste avvenivano tutte su una strada trafficata e molto rumorosa, quindi non riuscivo a regolare adeguatamente il volume di voce. Se avessi parlato con un volume di voce corretta non si sarebbe sentito quello che dicevo. È un dolore immane. Io sono per la legalità, sono contro la violenza, sono contro le armi, e quindi non è giustificabile che dei ragazzi, chiunque essi siano, girino armati. Anch'io, come tutti, ho figli e voglio per Napoli, che sta attraversando un momento di rinascita straordinario, ed è male che passi questa immagine di Napoli così. Io ho visto molti servizi e in questo ho espresso anche delle critiche. Cioè, Napoli non è solo questo. Purtroppo c'è anche questo, e questo è un problema che va affrontato e risolto, quello della circolazione di armi. Però io vi chiedo, a prescindere poi che si verificherà se c'è stata o meno legittima difesa o eccesso colposo in legittima difesa, ma quale giudice potrebbe liberare una persona che ha sparato a un ragazzo che è morto? Quindi il processo ha i suoi tempi, si accerterà qual è la verità, si cercherà di accertare quella che è la verità, perché è difficile proprio la prova del momento in cui sono stati esplosi i colpi, cosa sia esattamente accaduto, è difficile da accertare. Io ieri sono stato a visionare presso il comando della Polizia Municipale del Comune di San Sebastiano al Vesuvio i filmati delle telecamere. Però purtroppo ho appreso solo ieri che proprio le telecamere che ci sono presenti, perché mi ha assistito, quando si è difeso, ha detto: vabbè, io i fatti sono andati così, ma ci stanno le telecamere che lo riprendono. Purtroppo quelle telecamere erano guaste, io non lo sapevo, l'ho appreso ieri pomeriggio. Questa è una notizia in anteprima. Ogni processo, anche la vicenda più semplice, nel momento in cui si leggono le dichiarazioni testimoniali, c'è sempre una contraddizione, un contrasto, qualcosa che non combacia, una dinamica diversa. Questo avviene sempre. Il dato oggettivo qual è? Le telecamere. C'è un dato oggettivo, ci sono le videoregistrazioni, io ne ho chiesto copie, sono in attesa di averle. Però c'è un fotogramma estratto dai carabinieri di Torre del Greco, che stanno seguendo le indagini, con una descrizione fatta non da me ma dai carabinieri. E sul punto io devo contestare il collega che difende la famiglia, che apprezzo e che stimo, sono vicino al dolore della famiglia. Però il collega, cioè io mi posso limitare a leggere quello che c'è scritto sotto questo fotogramma, e non lo leggo a voi, non lo leggo a nessuno. Però il collega ieri, non so come, perché non è un atto di cui lui può avere conoscenza, ha dato un commento di quello che stava scritto, penso senza averlo letto. Ma seppure l'ha letto, ha dato una versione dei fatti difformi. Ieri è stato ospite, non so se voi avete avuto modo di seguire, la trasmissione Porta a Porta di Bruno Vespa. Allora, io avevo un intervento registrato. Bene. Lui invece era in collegamento e ha detto, parlato dopo di me che avevo un intervento registrato, e ha detto che questi fotogrammi hanno un commento, e ha dato una sua interpretazione molto personale di questo commento, che non corrisponde assolutamente a quello che è scritto. No, io non interpreto, io mi limito ai fatti. Cioè, se i carabinieri lo dicono i carabinieri, non lo dico io, e dicono: in questo video si vede Santo Romano sbracciarsi per lanciare qualcosa, io non devo interpretare nulla, io vi dico quello che hanno detto i carabinieri. Se si dà una versione diversa da questo, non corrisponde al vero. Allora, anche nelle reazioni, il mio assistito manifesta i suoi problemi psichiatrici, quindi tutti mi chiedono le reazioni del mio assistito. Le reazioni del mio assistito, anche nei colloqui con me, sono reazioni diverse da quello che avrebbe un normale ragazzo di 17 anni, perché ha delle patologie psichiatriche certificate in tempi non sospetti. Cioè, stiamo parlando di 2 anni e mezzo prima che succedesse questo fatto, e da un neuropsichiatra infantile non scelta dalla difesa, non pagata dalla difesa, ma scelta dal pubblico ministero che procedeva all'epoca. Allora, io voglio dire, io sono genitore e l'ho detto ieri in diretta TV, chi la morte di Santo Romano
per ognuno di noi è vissuta come se fosse, per ogni cittadino di Napoli è vissuta come se fosse morto il proprio figlio. Ecco perché ci si è scatenato questo clima di odio. Io ricevo continuamente messaggi non anonimi, ho ricevuto anche minacce anonime, ma ricevo continuamente messaggi in cui mi dice: avvocato, non lo difenda, se fosse successo a suo figlio. Io faccio la domanda inversa: e se suo figlio fosse accusato di un reato, lei non gli metterebbe un avvocato? Avrebbe un avvocato d'ufficio, perché la legge lo prevede, la Costituzione, l'articolo 24 della Costituzione, che prevede il diritto della difesa. Quindi a tutti quei genitori che mi chiedo: e se fosse stato suo figlio? E se fosse stato suo figlio l'altro, che avrebbe fatto? Non avrebbe messo un avvocato per difenderlo? Non si doveva difendere? È un diritto previsto dalla nostra Costituzione. We'll be right back.